Vogliamo parlare della grande stangata. Avete visto il film La grande stangata con Robert Redford? Ah, ok. Quello che è successo all'Atalanta, no? La roba dell'arbitro che è riuscito a rovinare una partita nel 2021 con il VAR. Aspetta, con il VAR e tutte e tre, sono in tre, mi sa, in ufficio del VAR, no? Tutte e tre svegli anche. Cioè che non dormivano, Non è che quindi io dormivano, non è che dormivano. comunque io voglio una telecamera dentro il VAR, cioè sono quei tre lì al VAR con il computer, no? Io voglio una telecamera là dietro che li inquadra, perché quando succedono queste cose io voglio vedere loro che cazzo si dicono. Cos'è che si dicono questi qua? Come fai a non dire: oh, Fritz, chiama l'arbitro, questo non è mica rigore. Scusami, questo non è mica espulsione. Come fai a buttarlo fuori? Cioè, come fai a non dir niente? Se l'arbitro dice rosso, visto così, ciao. Ho capito, Però, Nick, quello è uno dei casi col tallino rosso dove si può Sì, intervenire. Quindi a me possono dire quello che, perché la Gasperini l'ha detto, bisogna capire di calcio. E chiaro. poi ci sono tante altre regole. La 18ª regola è il buon senso, Chiaro. ok? Quindi già lì calcisticamente tu devi capire che è da giallo. Aspetta, il Real Madrid non avrebbe detto niente, se dai giallo. Il Real Madrid non avrebbe detto niente. Quindi a questo punto cosa accade? Che se c'è cartellino rosso, io che sono al VAR, come ha detto Bobo, alzo le antenne e cerco di capire com'è il gioco del calcio. Non è quello il problema. Lele, però devi ricordarti una cosa fondamentale. Sì, so già quello che vuoi dire. Perfetto. Vai, vai. Perfetto. Sì, certo, ma è per quello. Ma Parliamo. te lo dico anche perché quella cosa che ci siamo capiti è Chiaro. accaduta tutta la partita. Chiaro. In tutta la partita il Real Madrid ha fatto valere quello. Assolutamente. In Perché tutta la tu. partita. Allora, in quelle situazioni dove il Real Madrid mancavano 9 giocatori, aveva un po' di difficoltà. 11 contro 11, sicuramente l'Atalanta, innanzitutto, non perde la partita. Creerà qualcosa. Perché tu avevi detto benissimo il giorno del sorteggio: l'Atalanta è una squadra che attacca, eccetera, però il pallino. Spesso e volentieri l'avrà il Real Madrid perché loro Cioè, è nella vivono natura per. sua, è nella natura. Bravissimo. E l'hai detto anche in telecronaca. Però hanno fatto un grandissimo gol di Mendy col piede sbagliato. Ha fatto un gran gol di destro e va bene, hanno anche meritato. Però dal 18esimo giocare per 75 minuti, 75 minuti in 10 uomini, dove già la squadra avversaria ci avrà sempre la palla, ingigantita ancora di più il possesso palla, l'ha messa in grande difficoltà. Però quello che volevo dire, tu me l'hai capito bene, però il Real Madrid è Real Madrid. Sì, Però Anto, ma io Anto, sono d'accordo, ma Bobo, non devi essere d'accordo perché lì in ok, automatico ha detto bene lo so, Lele, ha in detto lì il automatico. VAR ti deve chiamare, amico, c'è qualcosa che non va. Andava verso l'esterno, non è mai espulsione, Certo. andava verso l'esterno, non è che Sì. andava verso la porta. Il Real Madrid o il VAR primo, il VAR secondo. L'arbitro hanno preso una decisione, non vanno contro il Real Madrid. Fine, Vabbè, ma fine. però questo non deve più arbitrare e quei tre non devono più fare il VAR. Arbitrerà, Bobo, arbitrerà perché se una cosa tu fai una roba contro l'Atalanta, fra 3 giorni non se ne parla più. Se lo fai una roba Sì, contro il Anto, Real Madrid, per 33 giorni ma si parla sempre di quello. sono d'accordo, però di quello che dico io, oggi come oggi, che prima l'arbitro lo faceva, ok, ma oggi ci sono le telecamere, c'è il VAR apposta per questi errori qua, no? Ma l'errore è stato L'ha del messa VAR. apposta, questo è il UEFA, l'ha messa apposta, tutti quanti contro il VAR. Scusate, l'errore è stato del VAR, che dal momento che l'arbitro può dire giusto o sbagliato, ha preso una Sì. decisione, il VAR chiama, dice: amici, Fritz, c'è un problema, prova a rivedere un attimo. Addirittura non gli ha detto nulla. Significa che il VAR 1 e il VAR 2 si sono lavati le mani, la decisione l'hai presa, boh, buonanotte, perché. No, Parliamo ma del Real Madrid. io dico ragazzi che l'arbitro, scusa Nick, l'arbitro, poi dopo per completare, l'arbitro è sempre quello che ha la prima e l'ultima parola, no? Quindi che il VAR abbia detto, lui ha detto, ho visto io, o che il VAR non abbia detto, poi chiude, inizia e chiude l'arbitro, ok? Tanto vero che nella linea che ha tenuto è stato totalmente pro Real Madrid, ragazzi, il mani di Lucas Vázquez che non ha ammonito, il fallo di Modric
che non ha ammonito Netto su Pessina, il fallo ha ammonito Gonzo, cioè ha fatto proprio un metro contro una squadra e a favore dell'altra, ed è palese, l'ha visto tutto il mondo. Quello che fa amarezza, quello che fa amarezza, ripeto, è che se tu gli dai il cartellino giallo, il Real Madrid lo accetta. Quindi non è come dire, è la cosa eclatante che la do a favore di una. No, dire una cosa che già avrebbe accettato Real Madrid. Quindi tu pensa che ti sei inventato per condizionare una gara che hai ragione, Anto, hai ragione, perché tanto ognuno sa le qualità dell'altro. Il Real Madrid ti fa passare la palla in mezzo alle orecchie, tanto è vero che se poi parliamo dell'azione che porta l'espulsione, l'azione che porta l'espulsione è da cinetica. Fantastico. Del calcio, ok? Però attenzione, Camel, i primi 18 minuti sono stati giocati alla pari, ha avuto occasioni anche l'Atalanta. No, ma poi oggi cosa ho detto io? Siccome c'erano tanti squalificati, fortunati, però ieri quando ho visto, mi sono detto, vuoi vedere il centrocampo, chi manca? Quando ho visto che i centrocampisti c'era Kroos, Modric e Casemiro, ho chiamato il mio amico con cui parlavo, ho detto, stasera non la ceppa mai l'Atalanta. Perché quei tre lì sono i più forti che ci sono ancora. E ti danno delle rumbe a metà campo, capito? Puoi avere il difensore che ti manca davanti, ma siccome secondo me le partite le vinci a metà campo, quei tre là, questi sono tre professori. Questi sono tre professori, ragazzi, che con loro non ci sono tanti, non scappi con loro tre, Quando ci sono loro tre, Anto, e loro ti fanno giocare 90 minuti e tu non la ceppi mai, Questi non sbagliano un passaggio di piatto da 10 anni, No, in più quello che stavamo dicendo a pranzo, Lele, con Izco pure, come cioè, assolutamente non aspettava. Non lo so, Anto, 11 contro 11, perché l'Atalanta comunque le occasioni l'avrebbe avute, però sai come gioca a pressare. Molte volte, secondo me, non la prendeva con quei quattro e con Izco che andava a fare il rombo. Sono d'accordo con te, ma con il Real Madrid, qualsiasi squadra gioca, il Real Madrid, male che vada il 50% di possesso palla, lo farà. Sì. Perché è proprio nella loro natura, l'aveva anticipato Lele 20 giorni fa, perché loro il pallino lo avranno, però sicuramente in difesa avevano delle problematiche, e anche in avanti, perché in avanti Vinicius niente di che, Asensio niente di che, Izco ha giocato da finto centrava, però si muoveva, nella realtà Gollini non mi ricordo che ha fatto una gran parata. Certo, mi ricordo solo il tiro d'esterno di Modric di poco fuori, e il gol. Però ti dico, l'Atalanta ieri ha avuto solo un'occasione di Muriel dal limite, però io voglio vedere 10 contro 10, perché poi il secondo tempo può entrare Ilicic, può entrare gente fresca, vanno ancora a 1000 all'ora, perché hanno fatto gol all'85, 11 contro 11 non lo so, perché anche lo 0-0 era buono per l'Atalanta. Adesso tu ti ritrovi a giocare lì. Occhio però, lì mancherà un giocatore per loro fondamentale. L'unico ammonito ieri, Casemiro. Ma perché sta facendo ricorso per Casemiro? Sì, non ho capito. Contro l'arbitro. L'abbiamo detto prima. Ma Nick, hai capito di cosa stiamo parlando? Sì, era Madrid, Nick. Cioè, ma è stato squalificato. Cioè, non hai capito. È squalificato, cazzo. Nick, squalificato. Nick, parliamo del Real Madrid. Che comincia. Da quanti anni il Real Madrid agli ottavi? È per questo che dico, no? Cioè, io nella preparazione della partita ho visto alcune statistiche che fanno impressione, ragazzi. Il Real Madrid è la striscia più longeva di qualificazione agli ottavi, 24 anni di fila. Cosa gli dici? Toni Kroos in conferenza ha detto, di prepartita, quella che va al giocatore con l'allenatore, ha detto... E noi la nostra Champions League inizia dagli ottavi, non è che pensiamo ai gironi, capito? Perché l'altra volta che non ci sono stati, che era il 96-97, non è che non ci sono stati perché non sono passati nella fase gironi, perché non faceva le coppe. Cioè Real Madrid quando gioca parte dagli ottavi. Quindi tu sai che giochi con quella squadra. Poi, ultime 6 partite con le italiane in trasferta, 6 vittorie, 13 gol fatti, 1 subito. Segnano in casa delle italiane, ce l'ho qua, guarda, segnano in casa delle italiane, ragazzi, cioè nelle ultime 20 partite contro le italiane fanno gol. Quindi tu lo conosci il Real Madrid, per questo non ha bisogno di quello, che però proprio perché Real Madrid ce l'ha, capito? Esatto. È quello. Ma il Real Madrid, anche se arriva in finale e perde, hanno fatto una stagione fallimentare. Perché ti faccio un esempio, quando io ero lì, il premio importante, quando si parlava di premi, l'80% di premi si parlava della Champions, il campionato se lo vince o no prendi tra virgolette molto ma molto poco,
non gliene frega niente del campionato, per loro conta la Coppa dei Campioni. Certo. Se vincono la Coppa dei Campioni è un'annata stupenda, se vincono il campionato è normale amministrazione, perché loro qualcosa devono vincere per capire. Hai detto bene te, sono 24 anni che questi quando partecipano dagli ottavi, ma vogliono arrivare in fondo. Certo, e infatti quello che va secondo me sottolineato, ed è per questo che noi, come ha detto giustamente Bobo, dispiace perché non è giusto non combatterla ad armi pari, perché gli ultimi due ottavi di finale Real Madrid è uscito 2 anni fa con l'Ajax e l'anno scorso contro il City. Vuol dire che tu, in queste condizioni, che erano quelle che speravamo, se vi ricordate, esatto, al sorteggio. Perché cosa abbiamo detto? Real Madrid al completo non ci si gioca. È più forte sempre. In difficoltà. Cazzo, la sorte ti dà l'opportunità che tu sei in forma come mai, perché avevi dato 4 gol al Napoli 3 giorni prima. Il Real Madrid non ha Benzema, non ha Sergio Ramos. Il Real Madrid ha vinto anche San Siro, senza con l'Inter, senza Benzema e Sergio Ramos e Casemiro e Valverde. Con l'Inter a San Siro, esatto. Però di nuovo questi non ci sono. Già sai che, come dice Cammello, Kroos e Modric masterclass, Casemiro fa 10 ruoli di movimento, perché nel secondo tempo, quando l'Atalanta giocava negli ultimi 40 metri, Casemiro, dato che mancava il centroavanti, andava a fare la punta, perché Casemiro può far tutto, ragazzi. Casemiro io l'ho visto in un under 20 giocare centrale di difesa in mezzo a Bruno Vini e Juan Jesus. Cioè Casemiro può fare tutto. Al San Paolo, Camel, senti, ti dico questa cosa qua, al San Paolo, quando lui ha fatto un provino per entrare al San Paolo, pensa che furbo che è Casemiro, gli hanno detto dividiamo attaccanti, centrocampisti, difensori, chi sono gli attaccanti? Lui ha visto che tutti facevano gli attaccanti, ha detto io sono centrocampista, non l'aveva mai fatto, perché così l'ha messo lì, erano in 4, l'hanno preso. No, per dirti la capacità, ma tu come lo vedi come gioca Casemiro? Sa sempre dove andare, vero? Cioè, cazzo, ragazzi, Zidane, al di là dell'Atalanta, comunque la partita l'ha preparata bene. Cioè, questo va sempre detto, perché Zidane è allenatore, non è che... Cioè, Zidane è allenatore vero, l'ha preparata bene. Poi è stata un'altra partita che nessuno si aspettava. Perché l'Atalanta che deve fare una partita così, e l'ha fatta anche bene, sì. No, tu non te l'aspetti. Tu aspetti che la partita dove ti arriva la nobile del calcio a Bergamo, tu ti aspetti, esatto, di viverla come l'avevamo detto. Ha ragione Cammel, è stata una cosa ingiusta.